Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al secondo gameplay di live di Dark Souls. Oggi tenteremo di far fuori il secondo boss, il demone toro. Lo affronteremo a breve. Vediamo di non andare quelli lì per perdere. Vabbè. Questo era un pochino troppo curioso. Vedete che dobbiamo attraversare una parte abbastanza sorvegliata, ecco, diciamo così, quindi prendete bene il tempo dopo che avranno sferrato il loro simpatico attacco, correte come se non ci fosse un domani, non targettate nessuno, attaccate i nemici davanti a voi, giratevi, e c'è questo tizio che mi ha preso da dietro, questo qua. Questa porta non si può aprire da questa parte, quindi anche provarci. Vorrete che anche se vi possono prendere, entrate in questa casa e uccidete il nostro amico del cuore. Qui troverete delle bombe incendiarie oscure. Eventualmente le utilizzeremo dopo, ma non credo che. Io non le ho mai utilizzate queste. Ecco, qua c'è un'altra bella trappola. Ma al massimo ne ha grate uno, si è grato quello che non doveva grarsi, il lancia bombe. Altrimenti se siete pratici di. Ecco. Se siete pratici di imboscate, fateli fuori tutti insieme. Però io vi consiglio di agarrarne uno e di scappare come dei codardi. All'inizio è sempre l'idea migliore. Qui c'è un camper. Aia, un camper. Che va eliminato brutalmente. E lì c'è un'altra imboscata, questa volta di spadari con scudo. Tanto mi si è scaricata l'arma. Oh, double shot. Aia. Fare buone maniere. Questo mi ha preso. Ecco, qui vi consiglio di fullarvi con le armature di questi tipi che vi dropperanno molto spesso. Sono anche abbastanza leggere, quindi occhio qua perché c'è un regalino per voi. Là sopra c'è un tizio con una bomba esplosiva, quindi voi. Ciao! E poi scappate subito. Il tizio scende, quindi non state come dei diebiti. E lo fate fuori. La bomba non respawna, quindi al massimo dovete fare fuori se morite. Solo il tizio che la butta di sotto. Ah, altra cosa che mi stavo dimenticando, molto importante. Qui c'è un cavaliere nero. Io ho provato a farlo fuori early game e ve lo dico, non fatelo, perché vi fa il culo, letteralmente. Anche se questo nemico potrebbe droppare un'arma veramente veramente buona, non è ancora un nemico per voi. Io potrei affrontarlo, come vi ho detto prima, perché il mio PG è un PG formato. Non ci sono nemici impossibili, però sono tutti molto difficili da fuori. Però io aspetterò voi, diciamo, nel gameplay e lo farò successivamente. Lasciatelo stare. Tanto mi si è scaricata l'arma. Ecco, qui se avete scelto come dono la chiave universale potrete accedere, però sotto dopo questa porta ci sarà una scalinata e scendendola ci sarà un tizio che fa la guardia, un cavaliere posseduto, possiamo dire, forma vuota, di nome Eivol. Questo cavaliere è molto corazzato, nel senso ha un ottimo equilibrio, quindi difficilmente staggerà. È molto lento negli attacchi perché usa un'arma a due mani, però se vi prende vi ammazza. A livello attuale vi ammazza sicuramente, quindi eviterei di farlo adesso. Lo faremo in seguito. Dopo quel boss, quel mini boss, diciamo, c'è un passaggio che vi porta al bacino di radice oscura, un'altra zona. Ancora un pochino eccessiva per voi. Ecco, qui la nebbia non è sparita perché qui c'è il boss, Demone toro. Prima di farlo però ci sono due camperoni qua che vi stanno aspettando. Quando salite la scala state attenti, schivata al volo per evitare
frecce funeste. Aia. Sì, vabbè. Mettici più tempo a suonare la spada. Titanite. Ecco, le titaniti servono successivamente per potenziare le armi e le armature. Quindi non sono oggetti inutili. Teneteveli. Droppateli. Non fanno schifo come oggetti. Ora io aspetterei, ecco, che mi si scarichi l'arma. Eventualmente la facciamo scaricare al modo nostro. Io proverei anche una zergatina qui. Oh, ragazzi. Sorry. Ogni tanto anche io faccio delle cappellate. Va bene, andiamo. Adesso scenderà dal cielo sto simpatico amico. Beh, non proprio dal cielo. Quindi mi conviene attivare i suoi attacchi. Mi ho preso un contropiede. Taggato e visto. Allora, questo boss non è difficile. Vi consiglio di non targettarlo. Io ho perso tanta vita più che altro per il rivedere il debuff che mi sono inflitto con forza interiore. Non fa tanto male, nel senso sì, fa tanto male se li becca, però è abbastanza lento, quindi si può schivare. Solita tattica contro tutti i demoni, si attacca sul culo, quindi non si targhetta ma si colpisce sul fondo schiena. La tattica migliore. Se vi prende voi rischiate, non vi uccide, però rischiate di cadere di sotto perché ha un grosso rinculo il colpo, quindi state molto molto attenti. Andiamo avanti. Scusate, colpo di tosse. Sì, ma ce la facciamo anche a fare il terzo boss, dai, se ci mettiamo di impegno. Ecco, mi raccomando, qui adesso l'impulso sarebbe andare dritti a far fuori quelli lì, a prenderci il loot. Però abbiamo un amico che ci aspetta. Aspettate lì dove mi sono fermato io. Il dragaccio di prima, che sarà un gran dito nel culo. Lo odierete a morte, lo so. Sarà lì per tutta la durata del gioco. Allora, qui c'è un cavaliere Soler d'Astora, ecco, molti fanno l'errore di ucciderlo per cercare di fottergli l'armatura. Non fatelo, perché è probabilmente l'unico vero amico che troverete in Dark Souls. Vi aiuterà contro alcuni boss, uno in particolar modo particolarmente complicato da fare da soli. Quindi non uccidetelo, anzi parlatene. Ah, hello. You, I am Soler of Astora. Now that I am undead, I have come. You find that no need to hide. Beh, appena mi farà un tipo un discorsetto amichevole. Oh, mi hello there. The sun is if only. Ok, a me non la dà perché me l'ha già data prima. A voi darà un oggetto che è questo qua, la pietra bianca, che vi permetterà di essere evocati in multiplayer e basta, niente di particolare. Non uccidetelo, quindi cercate di tenervelo buono perché vi servirà. Ora, una cosa che fanno molti è: ok, adesso sto drago mi ha quasi bruciato, facciamolo fuori. È una scelta stupida perché il drago vi ammazza, sicuramente vi ammazza. Non è un nemico ancora alla vostra portata. Infatti, continuando verso metà ponte c'è un passaggio laterale dove potete imbucarvi e salvarvi la vita dalle fiamme del drago. Quindi evitate di farlo fuori. Nella zona in cui sta appollaiato lui c'è un passaggio. Ecco, quel passaggio porta alla zona in cui dovremmo andare noi. Però il passaggio laterale a destra, a metà ponte, vi porterà nella stessa zona. Quindi è un passaggio inutile. In più il drago non lo potete fare fuori. Quindi evitate di cercare di affrontarlo. Tra parentesi, per chi ha giocato a Monster Hunter sembra un ratalo scornuto. Anche mi pare parare è abbastanza inutile. Non perdete tempo a prendere il drop perché appena vi vede vi colpisce. Con eccezione alla regola, giustamente. Allora, qui si va avanti. Non andiamo avanti noi adesso. Andiamo qui, c'è una scala
da buttare giù. La calciamo e scendiamo. Siamo tornati al punto di prima. Però adesso noi possiamo andare direttamente nella zona di prima dove c'è il drago. Quindi è abbastanza comodo questa scorciatoia. Becchiamo. I mob sono amichevolmente tornati da quella parte, ma non ci interessa. Saliamo le scale. E andiamo nell'altro passaggio che abbiamo snobbato prima. Dovrebbe essere questo. Allora, qui adesso dovremmo essere. Ecco, vi ricordate quell'acquedotto di prima? Ecco, noi adesso noi ci siamo in mezzo, diciamo. Allora. Beh. Ci sono delle guardie, quindi evitate di farvi inchiappettare. Qui ce n'è una. Qui ce n'è una molto pericolosa perché è una guardia tankosa con scudo e spada. Aggratela, fatela venire qui. E guarda, il ballo del corpo sta facendo. Ho cado come un pirla, tra virgolette. Scusate, però non voglio essere di cadere. Un pirla, va bene. Fatto. Ora vi spiegherò come prendere la spada leggera del drago. È molto semplice, le guide di guide nel web ce ne sono un sacco per prenderla. Dovete semplicemente prendere l'arco che abbiamo preso prima, non lo farò vedere perché ci vuole troppo tempo ed è una cosa veramente semplicissima. Mirate a quella dannata coda, la colpite, il drago verrà aggrato, farà un voletto, salirà sullo spiazzo qui sopra, non vi vedrà e ritornerà nel punto di prima. Voi ricolpirete la coda e si ripeterà il giochino. Lo farete finché la coda non verrà recisa, come ve ne rendete conto. In bag vi entrerà appunto la spada del drago, da sola direttamente. La spada leggera del drago è un'ottima arma. Richiede, mi pare, 13 di forza, quindi anche statistiche basse. Under level, per i livelli bassi, è molto molto buona. Come attacco speciale. Fa tipo un'onda d'urto che devasta tutti i nemici che ha davanti. Però fatta questa onda d'urto l'arma perde, si consuma molto in fretta, quindi dovrà essere riparata più in fretta e più volte. Quindi usatela soltanto nei momenti di bisogno. Attualmente la mia arma è un po' migliore, quindi non userò la spada leggera del drago. Problemi di quell'arma, appunto, che l'attacco potenziato che colpisce i nemici a lungo raggio speciale vi consumerà di molto la durabilità dell'arma, quindi dovete usarlo con parsimonia. Poi, essendo una spada leggera, ridurrà di poco l'equilibrio del nemico, quindi bisognerà fare colpo passetto schivata. Non potete approfittare dello stag del nemico per poterlo uccidere, quindi se lo impugnate a due mani è un po' più complicato cercare di staggare il nemico per ucciderlo, quindi vi consiglio di usarla con uno scudo alzato e di alternarla con una parata contro un nemico. Per il resto è un'ottima arma, non c'è che dire. Ha un potenziale di 200, a differenza delle armi che avete trovato che lo hanno di 100, però non ha moltiplicatori che incrementano la sua forza, quindi nei livelli superiori non sarà poi così utile come arma, quindi è buona adesso, ma non sarà buona tra un po' di livelli. Comunque per adesso usate quella, questi sono ratti schifosi, vedete come avvelenano? È la barra di avvelenamento, se sale al massimo, ecco, come ho fatto adesso, l'ho fatto di proposito, certo, di proposito, come avvelena, potete vedere che la barra di avvelenamento mi riduce la vita gradualmente. Per far smettere l'avvelenamento aspettate, vi ammazza prima, chiaro, quindi vi dovete reccare come degli animali, oppure utilizzate un muschio purpureo che io avevo in bag, per questo mi sono fatto avvelenare. Andiamo avanti, c'è una scaletta, andiamo a prendere. Salire la scaletta, notare il sangue sempre dovunque, anche sulla scaletta. Sempre
Salendo queste scale c'è un simpatico cavaliere nero con spada pesante. Ovviamente, come l'altro, non dovete colpirlo. Lasciatelo stare, lo faremo dopo. Ecco, ci sarebbe una tattica, diciamo non mia, di un altro youtuber di nome quel tale Ale, che sarebbe di andarlo a beccare con la piromanzia, aggrarlo, scappare di sotto scendendo le scale, disaggrarlo e risalire a farlo fuori, ma ci vuole una vita. In più non mi è che vi dà così tanto loot come armi e come. Perché l'arma non è neanche un granché a differenza dell'altro cavaliere nero. E le anime sono poche in compenso a quelle che potete fare farmando in questa zona, quindi lasciatelo stare. Bene. Qui c'è un tizio, ecco. Lì c'è un mini boss, il cinghiale in armatura. Non è particolarmente difficile. Dovete soltanto evitare di farvi prendere in pieno dalla carica. Si può backstabbare, quindi non è difficilissimo. Non andate subito addosso come dei mongoli. Colpite prima questo che vi sta camperando da dietro. Arriverà anche il simpatico collega. Uccidetelo. Salite. Ecco, si è aggrato. Non importa, tanto non posso io restare. Ecco, qui vi consiglio, ce ne sono tre, due che vi mirano da lì con le baleste e questo qui con la scopo guardia alzata. Qui se non siete pratici vi consiglio di aggrarli. Arriverà soltanto il tizio con lo scudo alzato. Con un po' di pazienza lui scenderà le scale, lo ucciderete e poi ammazzate i tizi in alto che vi bersagliano con i dardi. Se siete pratici invece, guardate un po' come faccio io. Qua non vi consiglio di aggrarli, se no cascare di torno. Aia, in faccia proprio, in faccia. Non è stato piacevolissimo. Ecco, qua vi darà dei schiesche che io non ho mai usato, sinceramente. Allora, adesso aspettiamo il tizio che si è aggrato prima, che sta salendo le scale. Ammazzatelo. Ora bisogna far fuori questo simpatico amico che ci sta aspettando lì sotto con tanta ansia. Cucù. Deve staccarlo da dietro. Via, mancato, ho cercato. L'ho ucciso senza e non è complicato, è molto lento. Quando comincia a muoversi potrebbe fare una carica o potrebbe cercare di muovere le corna a destra e a sinistra per cercare di prenderli. Voi schipate, aspettate che si sia calmato e ricontinuate a pestarlo. Non statevi lontano altrimenti vi carica, statevi vicino ma non troppo da farvi prendere in pieno. Occhio. Ecco. Adesso bisognerà andare in questo passaggio angusto. Un occhio non allenato qui si farebbe ingannare come un pollo. Perché? Perché qui si vede chiaramente un simpatico zombino che scappa. Ah, ha paura perché sono troppo forte, penserete voi, invece no. Qui c'è una bella trappola che vi aspetta, quindi fate come faccio io. Una alla destra, aia, quella alla sinistra, fatto l'opposto, va bene. Poi c'è quello lì là sopra. Fanno. E qui è la sola per morire. È una bella imboscata. Guardate, attenti. Come potete vedere mi fanno dei danni assurdi nonostante abbia un'armatura fullata. E in New Game Plus è una cosa normale. Ecco perché comunque il livello del gioco non diminuisce col tempo. È sempre molto molto elevato. E anche una qualità di Dark Soul non abbastanza buona, diciamo. Quella chiave vi servirà dopo, vi spiegherò più tardi a che serve. Come dicevo, è una qualità di Dark Soul che io apprezzo molto, perché alla fine un gioco quando si diventa troppo forte diventa anche noioso, come Reckoning, come Skyrim. Prima Double Kill, vabbè. Ah, lì c'è un loot, non lo prenderò, mi pare che sia un'anima di non morto perduto, di cavaliere. Prendetela se volete. Tanto non dovrebbe uccidervi da una caduta, magari farà molto male.
Se non volete rischiare non prendete niente, tanto qui si può benissimo farmare senza problemi. Allora, se avete fatto fuori gli arcieri, questa nebbia non vi darà alcun problema perché gli arcieri sono morti. Quello è il punto di prima dove c'era il cinghiale. Guardate di qua. Occhio, perché qui avremo visite. Allora, lì c'è un cavaliere Valder che saranno comuni nella zona successiva. In stocco. Sono quelli più pericolosi, quelli con lo stocco, perché vi convincono a morte. Lo uccidete e droppate lo scudo del cavaliere, che è molto buono all'inizio del gioco, non è uno scudo da buttare via. Prendetelo. I cavalieri Balder droppano molto spesso titaniti, quindi per potenziare eventualmente la vostra armatura non sono male. Questo ci saluta. Devo sbrigarmi che sta passando un sacco di tempo. Qua ce n'è un altro dietro di noi. Dietro c'è il cavaliere Balder che vuole convizzarvi. Questo è con la spada invece. Fatelo fuori. Ora facciamo fuori. Andiamo di qua. Fate un giro largo. E uccidete questo amico. Questa chiave vi servirà dopo. Spalancate il portone per evitare di fare tutto il giro se ci morite. Ecco, adesso quella era la zona del cinghiale, potrete andare direttamente qui adesso, quindi è molto molto più comodo. Ecco, ora qui ci sono altri cavalieri amici, giustamente la spada si disincanta appena viene attivato quello. Sono delle vite. Voi li ammazzerete in un paio di colpi con la spada del drago, tranquilli. Allora lì, allora, sembra che quello abbia paura, ma come prima c'è una bella imboscata, quindi occhio. Non se l'aspettava che andasse addosso così. Ah, qua ce n'è solo uno però. Ora, quello è un, non è un mini boss, diciamo che è un mob molto forte però. Attenti, sopra c'è un mago che vi campererà con le sue spell. Combatterlo lì è un suicidio, quindi bisogna aggrarlo lateralmente e portarlo fuori. Ehi tu, hai sentito il mago? Sei veramente brutto, vieni qua che ti faccio il culo. Vieni, brutto schifo. Bravo. Tanto vi segue, non vi preoccupate, correte come se non ci fosse un domani. Sentito, fa molto male. Ecco, questo nemico è molto lento, ha un'ottima protezione, possiamo dire, un'ottima armatura. Questo è l'attacco che dovete evitare, lo prendete. Ok, e lo colpite. Quando fa questo attacco di solito la guardia è abbassata, quindi potete ucciderlo. Ah, mi ha droppato qualcosa, praticamente. Niente di particolare. C'è un altro oggetto, una alabarda. Potrete anche provarla, però è comunque inferiore rispetto alla spada del drago. Allora, lì c'è un'anima guardiana che serve per potenziare le tue schiette Esus. Potrete prenderla perché qui non riuscirà a prendervi con la spella, è fuori range il mago. Io non la posso prendere perché ho potenziato le sue schiette Esus al massimo. Ora, per uccidere il mago vi consiglio di fare una cosa, prendete il vostro arco con le frecce che vi sono rimaste e lo camperate. Uno o due colpi al massimo, poi scappate velocemente di qua perché vi minerà e vi colpirà. Dopo che si sarà disaggrato, rifate lo stesso procedimento finché non muore. In NG più non funziona questa cosa perché ci metterete veramente tanto tempo. Occhio, se prendete, perché non so se si vede bene, ma là ci sono dei mobetti lì. Se riprendete quei mobetti, scappate perché vi arriveranno in massa e sono una ventina. Vi ammazzano. Ve lo dico, vi fanno fuori, quindi scappate. E prima di andare lì però voglio fare una cosa. Magari il video durerà un pochino più a lungo, ma se ne frega. Qui ci sono dei nemici. Allora, prima uccidete questo, che vi camperà. Poi questo. Ah! Infatta proprio. Poi uccidete questi qui, è una piccola imboscata questa, quindi state attenti. Al massimo li combattete nell'atrio prima, stando attenti a non farsi prendere dal mago. Scendete qui,
e andate a fare il checkpoint, perché evitiamo di crepare adesso prima del boss, perché a breve ci sarà il terzo boss di Gargonica. Se non siete in forma umana tornate umani, perché vi consiglio di prendere la forma umana contro i gargoyle, perché non sono molto complicati, però per una persona che non è ancora abituata a giocare a Dark Souls potrebbero dare problemi. Perché la forma umana è utile? Perché in pratica potrete evocare Soler di Astora, il simpatico tizio di prima. Potete farlo solo dalla forma umana. Aspetta che questo non si decide a morire. Aia, ha fatto male. Non c'era neanche a grado, potevo anche lasciarlo al suo destino, ma vabbè. Ora, altra cosa che dovete fare prima di andare a fare i gargoyle è attivare l'ascensore. Entrate dentro e scendete giù. Io questo ascensore l'ho tipo scoperto alla fine del gioco. Prima facevo tutta la strada a piedi. Allora, questo è l'ascensore di prima, dove siamo scesi all'inizio nel primo gameplay. Risalite, quindi è molto comodo se volete andare rapidamente da una zona all'altra. È un'ottima furberia, diciamo, questa. Bene, abbiamo attivato il nostro piccolo ascensore. Apriti, ok. Saliamo su. Occhio che qui c'è un simpatico amico. Bene, simpatico amico ci lascia. Questo è con lo stocco, quindi state attenti perché vi fa male veramente tanto male. Occhio perché il mago molto amabilmente ha potenziato i guerrieri di prima, i zombetti. Quindi fanno un male che è allucinante. Non fatevi prendere, ecco. Ah, non li ha ancora potenziati. Sono fortunati perché è stupido il mago. No, è stupido, vuole venire a morire da noi. Aia. Intanto sta per ammazzarmi, vabbè, è un comportamento un pochino anomalo. Solitamente il mago è più astuto e potenzia prima gli zombetti che ti vengono addosso, potenziati e ti ammazzano se vi prendono in più di uno. E poi il mago verrà ad uccidervi utilizzando il suo tridente. Questo non l'ha fatto, molto strano in effetti. Bah, meglio così. Qui c'è un loot, anima del guerriero senza nome, penso che siano 800 anime, non fanno mai schifo. Vabbè, a me sì, perché per livellare mi servirebbero 400.000 anime, ma sono dettagli. Aspetta, 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 prima di salire. Ecco, utilizziamo la chiave che abbiamo trovato prima, uccidendo il mob che ha chiuso il portone, dove c'era il cinghiale. Allora, qui c'è tipo una porta che sembra chiusa, ma si può spaccare. Ora, qui c'è un simpatico amico che è imprigionato qua, Lutek, cavaliere. Still here. Then I am as Aprite la porta. Thank you. I truly appreciate. Ecco, adesso vi dirà che vi ricompenserà in seguito. Non sarà una bella ricompensa, nel senso non che vi darà un oggetto non troppo bello, ma vi dico solo che non è piacevole. Forse vi pentirete di averlo lasciato libero. Ma io sono un ignaro giocatore e lo lascio libero. Eventualmente, se non volete fare la sua questline, lo ucciderete adesso e riceverete la sua armatura successivamente più avanti. È un'armatura abbastanza brutta, non è un granché, ci c'è molto di meglio, quindi potete anche evitare di farlo. Ora salite queste scale
Ecco, se siete in forma umana vedrete questo segno di evocazione. Eccolo qua. Evochiamo subito e immediatamente il nostro amico Soler de Astora, che ci darà una mano contro i gargoyle. Se l'avessimo ammazzato, avremmo dovuto fare tutto da soli. Oddio, non è difficilissimo come boss, però per un novellino potrebbe essere difficile questo boss. In pratica è un gargoyle che scenderà, che andrà sconfitto. Successivamente ne scenderà un altro con metà vita che farà delle magie, quindi va shottato il primo gargoyle. Vedete, si è vista la vita del gargoyle. C'è il filmato. Eccolo. Ah, se tagliate la coda del gargoyle riceverete l'ascia della barba di gargoyle. Non è un'arma eccezionale, è meglio la scavalcare adesso, quindi non è necessario farlo. Dai, ce lasciamo andare avanti con l'erba. Ecco. Soler è un ottimo tanto. Ho finito la coda. Ah. Ok. C'è sceso anche l'altro gargoyle con mezza vita. Statevi lontano quando fa così, perché è pericoloso, perché fa questa spell che fa male. Se avete affrontato il gargoyle prima, non avete tantissima vita, non dire cade di prima. Però se lo prendete da dietro in più Soler fa anche delle state ranger, quindi è molto utile. Non è un nemico così complicato, un boss così complicato, i due gargoyle, però fatelo col suo aiuto, che è più veloce, bisogna di rosicare troppo. Allora salite queste scale. Ecco, vi ricordate di quella campana di cui parlava quel tizio poco simpatico? Ecco, la prima campana è in cima a questo campanile. Che fantasia, eh? Eh sì. Eccola qua. Giustamente non è successo un cazzo, ma va bene lo stesso. Una campana è fatta. Evitate di cadere di sotto, perché qua spranghe non ce ne sono. Fate una brutta fine, anche abbastanza da Rosic. Ecco, suonata la campana comparverà Oswald di Karim, che è un altro vendor che vi venderà. Che, ecco, utile se avete fatto qualche cazzata, nel senso se avete ucciso ho colpito un NPC che non volevate fare fuori e quindi che vi considera un nemico. Parlando con lui e chiedendo la soluzione, in pratica gli NPC che vi avranno colpito, che voi avrete colpito, scusate, vi perdoneranno, quindi potete utilizzarli come amici o sfruttarli come vendor. Quindi è utile se all'inizio, per esempio, avete colpito Soler per sbaglio e siete scappati, non l'avete fatto fuori, lo volete come amico. Parlate con Oswald di Karim e lui si dimenticherà tutto, diciamo. La soluzione costa parecchio, però mi pare che costi 500 anime ogni peccato commesso, quindi è costosa come soluzione. In più diventerà alcuni che dei gesti. Anche un gesto vi dà. Oh, ecco, la cazzata. Questa è una cazzata che non dovevo fare. I shall accept thy next confession. In the hereafter. Non importa. Questa è una cazzata.
cosa assurda, vabbè, tanto non ne avevo bisogno. Non ucciderò degli NPC per sbaglio, eviterò. E questo dimostra che si fanno anche cazzate dopo aver fatto il gioco 3-4 volte. E in pratica questo tizio vi vende anche un talismano. Talismani servono per fare i miracoli, è un talismano molto molto forte che io utilizzo tuttora, che vi permette di incrementare la forza dei miracoli, però non con la statistica fede ma con la statistica intelletto. Questo qui è un talismano molto molto buono, quindi se ce l'avete usatelo. Se siete maghi che volete anche utilizzare dei miracoli, questo è il talismano che fa per voi. Va bene, dopo aver fatto questa cappellata con Oswald di Karim, vabbè, scusate, vabbè, scusate, mi viene da ridere, ho fatto una stronzata. Ok, ah ecco, questa è un'ottima zona per farmare eventualmente, tutta questa zona qui, quindi anche la zona dove c'era il cinghiale, la zona dove ci sono i mobetti zombie, dove c'era il mago. Fate un giro così per farmare, perché è veramente una zona ottima. Ho dato che io ho fatto quel checkpoint, utilizzo un osso del ritorno, tanto ne ho leggermente tanti, e torno alla zona di prima. Abbiamo sforato di 6 minuti, volevo farlo durare meno di 30 minuti. Va bene, il prossimo gameplay sarà anch'esso abbastanza lungo. Dovremo fare una piccola furberia, diciamo, che vi mostrerò dopo, e vedremo di uccidere il demone capra, e vediamo se ci riusciamo, se riusciamo a far fuori anche il drago famelico, sarebbe l'ideale. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace e ditelo ai vostri amici, magari giocano a Dark Souls. Se non vi è piaciuto, fate i cazzi vostri. Ok, non, niente, scherzo, scusate. E niente, vi saluto, grazie a tutti, al prossimo video.